Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In realtà Sabina Guzzanti, benvenuta, benvenuto Massimo Magliaro, Fondazione Almirante. E benvenuti tutti gli ospiti, prego entrate. Mauro Mazza, giornalista, direttore Rai 1 e il TG2, Anna Falcone, giurista, Elisabetta Piccolotti, sinistra e Verdi, Marino Sinibaldi, collegata, Evelina, Cristi Len, sapete, FIFA e Museo Egizio di Torino. Massimo Magliaro, allora, dice Forza Giannino. Roma. Alla Cristi Len dico Forza Roma. Beh, va bene, come non applaudire. Allora... Ci sarò a Budapest, farò il tifo mercoledì. Speriamo. Non vi distraete. Massimo Magliaro, dice Giannini. Attenzione, perché se uno pensa male, agisce male. Alla fine la scelta di Chiara Colosimo è una scelta identitaria di un'identità che può far male al paese. Magliaro. Per me è un discorso campato per aria. Chiara Colosimo non ha nulla a che fare con collegamenti organici. È stato detto... si frequenta con Ciavardini. Che vuol dire si frequenta? C'è una foto sola che la ritrae insieme con Ciavardini, tra l'altro all'interno di un carcere, se ho ben capito, che è stata trasmessa questa foto da un programma report di Rai 3 e lì è finito. Il resto è tutto quanto chiacchiere senza alcun fondamento. E per quale motivo questa signora dovrebbe non essere un presidente di commissione adatto perché è chiacchierata? Da chi la vuole chiacchierare? Piccolotti. Ma a me pare che la maggioranza avrebbe dovuto farsi carico di tante contestazioni a questa proposta. La verità invece è che purtroppo hanno voluto occupare qualsiasi postazione di potere a prescindere dall'adeguatezza della persona. Cioè non dovevano fare un presidente andava, di commissione? No, potevano farne un altro. Ah ecco, allora occupare la parola occupare la tolga. No, invece è occupare, nel senso che a prescindere dalle contestazioni che sono state anche abbastanza nette, cioè, se c'è la Colosimo, per esempio occupa, delle famiglie delle vittime delle occupa. Stragi. Ecco, un governo di fronte a queste contestazioni forse avrebbe dovuto farsi carico di quel malessere e di quella contestazione. Invece si dice a noi non importa assolutamente nulla, abbiamo scelto Colosimo e Colosimo sarà. Le faccio una domanda, non c'era per esempio Rita Dalla Chiesa nella destra che poteva ricoprire quel ruolo? Per quale motivo avete insistito su ma avete chi? Avete, io non rappresento nessun partito, né tantomeno sono parlamentare. La difesa prima con quindi talmente veemenza avete chi? Che avete mi chi? Sono confusa. Sono una persona che non è lei che pensa, ragiona il col governo, cervello che ha, sì, ce l'ha. Il governo però ha voluto insistere esattamente su quella persona, allora, di fatto fare, negando le ragioni dei allora, familiari. Aspettate, Sabina Guzzanti. Ora parleremo anche del tuo libro Anonymous, Vecchi rivoluzionari come giovani robot. Contro i giovani robot. Allora, cosa c'è che non funziona? In questa vicenda, nella scelta della classe dirigente, nel mondo che si porta Giorgia Meloni in maniera orgogliosa. La classe dirigente dei Fratelli d'Italia è quella che è, lo sapevamo, insomma, è stata anche abbondantemente presa in giro da tutti noi per il fatto che comunque dentro Fratelli d'Italia c'era solo lei, più o meno presentabile. E quindi c'è sicuramente una scarsezza, però sicuramente mettere una persona che ha questo tipo di frequentazione è molto grave, perché come c'è sappiamo bene... Aspettate, fatevi parlare. No, non è una fotografia, perché come spiegava Giannini, tante fotografie sono state fatte sparire. Non è l'unica obiezione quella fotografia, come l'abbiamo appena sentito. È un milieu, diciamo, un ambiente di provenienza, anche tra l'altro è una foto apparsa su internet nel momento in cui lei non era più consigliere regionale, diciamo, quindi poteva essere scattata in precedenza, ma viene rivendicata quando quel ruolo è già... Dal discorso che faceva Giannini mi sembrava di capire, però se ho capito male, correggetemi, che insomma i sospetti andassero oltre la singola fotografia. Il mondo è quello, esattamente. E il mondo della mafia è quello, perché non dimentichiamoci che in tutte le stragi ci sono provati collegamenti tra l'estrema destra e la mafia, quindi è un po' come mettere... nella commissione antimafia qualcuno che ha a che fare con la P2, che ne so, una cosa che non è solo inopportuna, è anche pericolosa. Guardi, la destra italiana è quella che ha votato Borsellino nel 92 Presidente della Repubblica.
Sì, in senza dubbio è anche quella. Il cartello con le proteste dei familiari. Stiamo scherzando su un martire della mafia, Bortino, ci sono dei rappresentanti dell'estrema destra, questa è la storia. L'estrema destra ha il passato che ha, d'altronde non la inventiamo, non possiamo certamente salvare il passato dei nuclei armati rivoluzionari. Allora, Colosimo, la lettera dei familiari delle vittime di mafia e terrorismo, è accettabile che si scelga una persona che non si vergogna di avere rapporti con una stragista, che mai si è pentito? È così che lo Stato onora le vittime delle stragi? Mauro Mazza. Io devo fare una missione, Giovanni. Quando la scorsa settimana ho letto questa lettera e tra i firmatari c'era Salvatore Borsellino, di fronte a quel cognome, fratello del giudice assassinato dalla mafia, mi sono fermato, dico, bisogna riflettere, perché quel cognome merita di incute rispetto. E sicuramente voglio pensare che Giorgio Moroni ha fatto la stessa mia riflessione. Avrà fatto ulteriori accertamenti, avrà guardato negli occhi la sua amica Colosimo, avrà avuto le necessarie garanzie. Aggiungo che se queste garanzie non bastano e io fossi convinto delle cose che ha detto la Guzzanti, prima Giannini, io mi sarei, cioè, mi aspetto che i miei rappresentanti di Parlamento si dimettano dalla Commissione, cioè, rendano inagibile la Commissione Antimafia finché c'è la Commissione Presidente. Se non fanno così e invece una diventa Presidente, Vicepresidente, si spezzano le cariche, vuol dire che questa cosa è tutta fuffa, domani è già dimenticata. Sa qual è il peso politico, Anna Falcone? È l'incidente Donzelli. Le faccio vedere cosa aveva detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al PD che era andato a visitare Cospito. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi... Sì, Cospito, ma dobbiamo concludere, onorevole. Concludo. Incontrava anche parlamentari, Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Lo onorevole vogliamo sapere. Donzelli, la ringrazio. Falcone. È un diritto dovere dei parlamentari andare a far visita a queste persone, anche perché l'ha detto la Corte Costituzionale, il regime del 41 bis avrebbe forse rivisto. Andare dai mafiosi a parlare. No, Cospito, non mi pare che fosse così, però... Sicuramente era così, gli aveva detto perché non parlate con loro che ne sanno più di me, però loro dicono è stata una battuta, non è che siamo andati a un colloquio. No, ma il poi punto tra l'altro è Donzelli che attribuisce a questi parlamentari un fine che non era assolutamente quello della ma visita. Ma andiamo avanti, i rapporti col terrorismo sono un punto cui dovrebbe tenere Fratelli d'Italia. Non solo dovrebbe tenere Fratelli d'Italia, ma Fratelli d'Italia, che rappresenta il partito più legalista, nel giorno della strage di Capaci, che cosa fa? Individua come presidente di una commissione che è probabilmente una delle più delicate, non la persona più adatta nel senso della persona terza che garantisca veramente la trasparenza del lavoro e gli obiettivi di quella commissione, ma una super fedele di Giorgia Meloni. Questa è occupazione del potere, non il diritto o dovere della maggioranza di scegliersi i suoi rappresentanti. Ma si dimettono tutti, si dimettono tutti gli altri. Da domani, infatti, le opposizioni se ne sono andate e non hanno votato. Lo hanno ma fatto. Da domani si votano il vicepresidente e il segretario di commissione. Domani vedremo che cosa accadrà. Intanto le opposizioni hanno fatto quello che dovevano, protestando. Allora fate parlare Piccolotti che ci spiega lei Commissione Antimafia, prego. Ma io è un ragionamento che capisco, noi potevamo anche scegliere di disertare del tutto, però forse ma le poltrone, sarà bene. Le poltrone. No, ma quali poltrone? Non c'è nessun guadagno ad avere quelle poltrone, tranne un dovere, quello di controllare che cosa si fa nell'ufficio di presidenza di quella commissione. Benissimo. E sai che c'è? Noi non abbiamo voluto rinunciare al dovere di controllare. Benissimo. Che accanto cosa alla Colosi, ma giusto così, accanto alla allora, Colosi. Allora, aspettate, perché ora torniamo da Guzzanti e Sinibaldi sul tema del dissenso, ma prima Evelina Cristilena, lei la preoccupa il discorso, l'altro scoop di cui parlava Massimo Giannini, che possa saltare il PNRR? Beh, sinceramente sì, forse mi preoccupa di più. Adesso si sta discutendo di una persona che peraltro io non conosco e ho sentito, giustamente dice Mauro Mazza, cita Salvatore Borsellino, l'ho sentito poco fa da Lilli Gruber, anche lui dice non ero contento. Ho scritto una lettera, però se si dimostrerà una persona corretta sarò disponibile a ricredermi. Ma detto questo, sulla questione del PNRR la situazione è molto molto grave. Se lo stesso ministro Fitto, incaricato di gestire questa delicatissima vicenda, si dice che alzi le mani all'aria e che non ce la fai, che c'è il 30% degli interventi che non possono essere, ma l'ha detto con estrema onestà peraltro Salvini, che dice un'altra cosa. Uno guarda un attimo indietro e vede, e qui non c'entra niente il governo di centrodestra, c'entrano quelli di prima, 2014-2020, che
due terzi dei fondi europei che non c'entrano col PNRR, che erano stati destinati all'Italia, non sono stati spesi e sono stati restituiti per incapacità proprio di comporre fondi, rendicontare, eccetera, della preoccupazione viene, perché se quei soldi non ci saranno, se quei 40 miliardi non arriveranno, bisognerà di nuovo che lo Stato faccia debito, sottoscrivere dei titoli di Stato, e questo potrebbe essere un indebitamento ancora più grave. Fermi tutti, perché questo intervento rimane sospeso all'interno della maggioranza. Lo riprendiamo successivamente. Guzzanti, Sinibaldi, guardate invece cosa è successo al Festival del Libro di Torino. Bella roba. Allora, uno, Sabina Guzzanti, è il direttore del Festival di Torino. Esatto. Ha organizzato anche un palco da cui la ministra Roccella avrebbe dovuto presentare il proprio libro. È stata contestata da un gruppo di giovani femministe e lei non è riuscita a parlare. E la ex sottosegretaria Montarulli gli ha detto: sei una vergogna, devi controllare con tutti i soldi che pigli. Là c'è stata un po' una scivolata perché, cartello 19... E con tutti i soldi che pigli non è la frase che la Montarulli, avrebbe potuto dire. Condannata in via definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato, si è fatta rimborsare 25.000 euro di spese senza nessuna giustificazione istituzionale, tanto che si è dovuta dimettere da sottosegretario. C'è un problema di gestione del dissenso da parte della destra di governo o c'è un problema di incapacità di dialogare da parte della sinistra? Guzzanti, Sinibaldi, Magliaro, Mazza. Ma io, a mio parere, c'è una questione invece di che questo paese ha proprio perso un po' l'abitudine al dissenso. È da tantissimo tempo che le piazze sono vuote. Pronto, però non mi interrompete perché altrimenti faccio la fascia pure io. Fa la fascia. E come si fa la fascia? Sì, in caso. No, quindi penso che ci stiamo un po' riabituando ad appropriarci del dissenso. Quando commentiamo le manifestazioni in Francia ci sembra del tutto naturale che succeda quel po' di bordello. Da noi appena succede una cosetta, appunto se ne parla per una settimana. Che ci sia il dissenso, oltretutto in questo caso è vero, è stato impedito alla ministra di parlare, ma insomma avrà mille altre occasioni. Le persone che hanno manifestato sono state identificate dalla Digos, credo che siano, no? Cioè comunque hanno rischiato, cioè hanno messo la propria pelle. Io personalmente gli sono grata perché comunque stanno difendendo un diritto, che è il diritto all'aborto, che la ministra effettivamente, l'ho sentita dire, chi te l'ha detto che l'aborto è un diritto, sono comunque delle affermazioni che giustamente portano alla ribellione, insomma. Mauro Mazza, Sinibaldi, Magliaro. Allora, qui mi pare che sono molti specialisti nel fare le frittate, rovesciarle senza far cadere nemmeno uno schizzo d'uovo fuori dalla padella. Molto complicato. Tre cose, Giovanni, se posso. La prima, si difende chi impedisce al ministro in carica di parlare e si attacca chi invece viene censurato da questi contestatori. È abbastanza singolare. Primo punto. Secondo punto, si difende un direttore del Salone. Ora parlate tutti. Che fugge dopo un timido tentativo di far tacere questi contestatori, timidissimo, se scappa anche dalle sue responsabilità di direttore. Terzo punto, sarei curioso, non capiterà, ma sarei curioso di vedere cosa sarebbe accaduto, o accadrebbe in futuro, se un libro di Elie Schlein fosse presente, l'armocromia questa sconosciuta, le fosse impedito di parlare in un salone del libro. Cosa accadrebbe? Dei giovani di destra. Ma non lo scrive, non lo scrive il libro. Aspettate. Se vuole replicare Sabina Guzzanti. A questa? Sì. Sull'armocromia. La questione adesso, al di là, pretendere che Nicola La Gioia si trasformi in un poliziotto mi sembra direttore, una cosa è sua responsabilità garantire il dibattito. Ma non è sua responsabilità. È della polizia. Aspettate. Se un problema Marino... di ordine pubblico è un problema della polizia, non è un problema del direttore Marino, del Salone del Libro Sinibaldi, che doveva fare mettersi... Ero al Salone... Era il Salone del Libro, non esattamente in quella sala, quindi intanto va detto che è il Salone del Libro bellissimo, pieno di gente, molti libri venduti,
pluralismo assoluto. Il giorno dopo a parlare all'Alain de Benoist e nessuno ha detto nulla. Il giornale si è lamentato di questo, ha detto peccato che nessuno ha detto nulla. Sono stati molto sinceri nell'ammettere. Mi sa che se ci fosse stato San Giuliano, scusa allora, l'interruzione, che era collegato no, no, con San no, Benoist, no, non è successo nulla. Sì, no, se non lo no, so, non è la ministra nulla. Non ha parlato, non è successo nulla. Ha parlato qual è il dissenso? Allora, voi dovete sapere che quando si vietano dei diritti o si restringono delle libertà, o si impedisce l'accesso a dei desideri legittimi, l'adozione di coppie omosessuali. No, non si deve impedire. Quando si fa questo, per esempio l'adozione di coppie omosessuali, che è permessa in 50 paesi al mondo, compreso tutto l'Occidente, che quando serve si apre ci un altro capitolo, tutti. Direttore, no, non lo è un altro sai, capitolo. Quando si vietano questi diritti, si produce sofferenza, si produce dolore, si produce frustrazione in nome di diritti che poi non sono inviolabili. Perché io mi sento tornato alla situazione del divorzio, quando noi là ci dicevamo, ma non volete divorziare, non divorziate, ma perché dovete impedire agli altri di farlo? Di comprare i bambini con l'utero in affitto, di quello parliamo, Marino, di quello si parla. Parlerò di utero in affitto quando permetterete alle coppie gay di adottare i bambini come avviene. Allora, Massimo Magliaro. No, aspetta, si produce sofferenza e rabbia. Poi dopo, come per il divorzio, passano gli anni e tanti leader, cittadini di centrodestra, legittimamente hanno allegramente usufruito di quel diritto che volevano impedire. Questa, e nel frattempo hanno fatto soffrire le persone. È la stessa storia. È la storia dei diritti che la destra non ammette, peraltro non in nome di principi inviolabili, ma in nome di una paura che col tempo scompare. Nel frattempo le coppie omosessuali dovrebbero soffrire, essere addolorate, allora, i cattolici non poter entrare in chiesa. E questo scatena il dissenso e il tema. Cosa si fa davanti a un dissenso? Aspettate, non ci perdiamo nello specifico. Di parlare della gravidanza per allora, altri o della teniamo si fa. Prima si permette il diritto. Guardate che scappo dalla Cristillina e parlo delle tre italiane in finale. Di riconoscere le libertà. Allora parliamo di uno schema, Falcone, Piccolotti, Magliaro, lo schema. Lo schema è questo. Io non lo rivoglio, ma ho perso un giro, mi ha detto avrò. No, ora arriva, rispondendo a Falcone. Allora, lo schema è questo. Esplode il dissenso, esplode la critica, o la accetti e in qualche modo dialoghi, oppure il tentativo da parte non di questo governo, ma nella storia della gestione politica è gestire l'informazione. Gestire l'informazione è per un tic automatico quello di mettere le mani sulla RAI, anche se ormai l'informazione è più diffusa. Metti le mani sulla RAI, ad esempio avevamo fatto vedere l'uomo di fiducia di Giorgia Meloni che potrebbe diventare direttore generale, uomo che comunque capisce di televisione, questo diciamo dal punto di vista può essere praticamente anche più particolare, si allontana Fabio Fazio, c'è un'inchiesta sulla famiglia di Giorgia Meloni e scatta una diffida a parlarne in ogni luogo. Dal punto di vista dell'informazione, lei come giurista vede succedere qualcosa che non le torna o no? Falcone, Magliaro, Piccolotti, Mazza. Assolutamente sì, perché giuridicamente quello che bisogna garantire nel servizio pubblico è il pluralismo dell'informazione. Sappiamo benissimo che storicamente c'è sempre stata una colonizzazione, no? Una spartizione per parti politiche delle reti televisive. Però questa destra, che è stata votata anche perché dicevano in campagna elettorale noi favoriremo il merito, e poi invece favorisce soltanto i fedeli, eliminando anche quelli bravi solo perché non la pensano come te, beh, io penso che sia una bella delusione anche per quelli di destra o per quelli sfiduciati che l'hanno votata. Anche perché l'operazione di distrazione di massa che si sta facendo in questo momento, mentre questa destra gioca a fare la vittima, no, con la ministra contestata, eccetera, eccetera, gli asset, noi stiamo perdendo veramente un treno che non passerà più, sono il PNRR e l'autonomia differenziata. Oggi, ora ne parliamo, attenzione, abbiamo una trasmissione. Lunga, cercheremo di affrontare tutti i temi. Magliaro, la Colosimo è la fedeltà. No, spera, aspetta, Rai, arriviamo alla RAI. Un attimo, Falcone, Giovanni, non premiate il merito, ma premiate la fedeltà. Uno si chiede, ma perché va a prendere proprio quella che porterà a queste polemiche? La va a prendere perché è una fedele. Perché il direttore generale della RAI è quello che dice Putin ci salverà da, non mi ricordo le frasi, ma insomma sono quelle forti anche sui vaccini, qua, anche ospite nostro, e disse cose forti anche sulla libertà di non vaccinarsi. Lo prende perché in è una fedele. Battaglia come quella che deve comporre... Sono i fedeli e gli infedeli, insomma. Fedeli e infedeli. Allora, voglio rispondere a dottoressa Falcone, la RAI, il pluralismo...
parole. Fregnacce. No, no, fregnacce lo dice lei, mi accodo sì, lo dico io, penso su in 10 testate RAI, 9 sono di sinistra. Dov'è il pluralismo adesso? Io mi aspetto da questo governo. No, no, risponda a me, lasci stare la filosofia. Lasci stare. Parlo di diritto, non di filosofia, e ascolti anche me quando parlo, perché parlo con convincenza. Sentita prima, adesso sto parlando io. Il pluralismo. Non vi arrabbiate. Libera, sono scritti in Costituzione, se per lei la Costituzione è prepotenza, se la vada a leggere lei è prepotente, perché sta dicendo una grande idiozia. C'era solo un modo per peggiorare la sua situazione, Mastiano, era dire che è una bella donna. Aspetta, mi deve spiegare dove sta il pluralismo, mi deve raccontare dove è il pluralismo garantito dalla Costituzione. Abbassiamo lo studio. Evelina Cristillen, lei che gira il mondo, mi dice qual è, abbassiamo lo studio, a casa non si sente. Evelina Cristillen, mi dica come è vista l'Italia all'estero in questo momento. Ma io giro per questioni prettamente sportive, quindi è vista benissimo, perché abbiamo tre squadre italiane nelle finali delle maggiori coppe europee. Quindi, signore, faccio tanti auguri alla Roma, sarò là anch'io. Cioè, adesso, a parte queste facezie, è vista come un paese meraviglioso, un paese che ha arte, cultura, cucina, enogastronomia, tradizione e anche simpatia. Sulla questione politica, evidentemente, insomma, stanno osservando tutti con attenzione il nuovo governo di Giorgia Meloni, che certo è un governo di destra-centro. Lei però mi sembra di poter dire, per quello che ho visto, io non mi occupo di politica, che nelle occasioni internazionali in cui si è mossa bene, e anche nella visita in Emilia-Romagna comunque ci ha messo la faccia. Come vista l'Italia da un punto di vista economico, con un paese assolutamente inaffidabile, purtroppo basta guardare le valutazioni di Moody's e tutto quello che ne viene fuori, tanto più se effettivamente, mi dispiace ripetermi, la questione del PNRR andrà, come dire, non in modo brillante. Due cartelli, arriviamo a Piccolotti e Guzzanti. Il primo cartello è quello a cui fa riferimento Evelina Cristillen. Le banche cosa dicono ai loro investitori, alle persone che ci mettono i soldi o ai fondi? Dicono attenzione, teniamoci un passo indietro rispetto all'Italia. La BCE ha smesso di acquistare 23-26 miliardi di titoli italiani quest'anno. Le banche italiane hanno loro stesse ridotto il debito italiano in meno di un anno. Goldman Sachs ha detto ai clienti: vendete BTP, meglio i titoli spagnoli. E allora che succede? Ci si rivolge al proprio paese, Piccolotti, ci si rivolge al proprio paese, dice dall'estero ci attaccano, e nasce una, diciamo, una campagna di identità nazionale che è molto dritta, molto diretta. Guardate, cartello 21, la fissazione del Made in Italy di questo governo. Allora, 15 aprile, giornata del Made in Italy. Facciamo nascere il liceo del Made in Italy, un fondo sovrano Made in Italy, che diciamo i fondi sovrani sono quelli che richiamano al Medio Oriente, ai grandi soldi degli arabi che investono, e qua dovremmo metterci i soldi noi. Bollino per i ristoranti italiani nel mondo, e poi ci sono, diciamo, il recupero anche nell'immaginario di figure come Dante, di Manzoni, rivendicato come patriota. Che cosa sta succedendo dal punto di vista dell'idealità? L'idealità di questa destra è nazionalista, prima di tutto nazionalista. È tutto made in Italy tranne i diritti delle persone, quelli non sono mai made in Italy. E lo voglio dire perché credo che debbano arrivare delle scuse ad Anna Falcone, perché non si può dire ad una donna che può dire qualsiasi cosa e per svilirne la parola, no, sì, si usa l'argomento per dire puoi dire cose, qualsiasi anche cosa noi, perché sei una bella donna. Questa cosa non si può dire, noi belle e brutte parliamo e vale sempre allo stesso modo. Questo allora, è un punto di maschilismo. Le faccio le mie scuse per se mi sono male espresso, ma la sostanza del mio giudizio su quello che ha detto lei non cambia neanche di mezzo centimetro. Io rispetto il suo giudizio perché mi sono formata su una Costituzione che garantisce la pluralità e la libertà di pensiero per tutti. Però guardiamo al buono. Scusate, guardiamo al buono. Magliaro ha avuto un'espressione infelice, si è scusata, andiamo sui contenuti. Dicevo, tutto è Made in Italy tranne i diritti, pesante. No, che le misure, c'è chi non l'ha votata quella Costituzione. La Costituzione garantisce la libertà d'opinione anche a chi non ha votato la Costituzione. Cioè, come disse il mio maestro Vittorio Foa, a un suo maestro che lei conoscerà perché è un esponente della destra,
siccome hai vinto tu sei deputato, se vincevi tu io, siccome ho vinto io la resistenza sei deputato, se avessi vinto tu io stavo in galera come è stato 7 anni. La Costituzione garantisce anche a Magliaro non di dire quelle cose sulle donne, per fortuna. Ma non è che sarà finita, no, non ne facciamo una macchina, è un'espressione tradizionale, ha fatto bene a scusarsi, prego Piccolotti, arrivi al livello dell'idea. D'altra parte il maschilismo e il nazionalismo sono due facce della stessa medaglia. Volevo venire un po' a questo decreto del Made in Italy. Io credo che il governo stia facendo un sacco di fuffa, un sacco di narrazione, come si dice nel mondo dei media. C'è questo continuo incensare l'Italia, continuo in qualche modo cercare di costruire provvedimenti che richiamino l'orgoglio degli italiani per la propria terra, ma non si sta riflettendo su che cosa deve fare il paese per stare dentro la competizione internazionale anche con efficacia. Per esempio, noi da tempo sosteniamo che in questo paese non si facciano politiche del lavoro e politiche industriali tali da far crescere le competenze e gli stipendi di tutti i lavoratori per posizionarci nella fascia alta della concorrenza internazionale. Quello che sta facendo la Meloni è invece provare a costruire una grande massa di manodopera a basso costo, con bassi salari e paghe da fame, che serve a lavorare componenti di prodotti che vengono valorizzati altrove, per esempio in Germania. Rimaniamo, abbiamo la seconda parte della trasmissione tutta dedicata all'economia. Mauro Mazza. Dal punto di vista dell'idealità, la retorica della nazione servirebbe a supplire in qualche modo alle difficoltà con cui ci troviamo nel rapporto economico con il resto d'Europa. Allora, io stamattina ho visto i giornali sul discorso di Mattarella per l'anniversario manzoniano. Sì. E ho avuto l'impressione che certa stampa, ha un po' tirato per la giacchetta il presidente, portando quel discorso a polemica con qualche ministro, con qualche sottotitolo. Allora, io ho letto il discorso integralmente e ho appuntato questa frase. Cosa voleva Manzoni? Cosa sognava Alessandro Manzoni? Sognava che l'Italia fosse una sintesi alta di un unico popolo, forte e orgoglioso della sua cultura, della sua storia, della sua lingua, delle sue radici. Manca etnia, ma il concetto è quello. Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo condividete questo passaggio tutti quanti? Io sì. Sì, c'è il passaggio, abbiamo il passaggio che ha creato la polemica di cui parla Mauro Mazza. Guardate quali sono le parole di Sergio Mattarella che sono state riportate come un evento. Mamma mia, non escono mai questi cartelli, devo forza di parlare. Attesa, allora, è la persona. Non c'è questa frase, non allora, c'è questa frase, hai scelto altro. Questa frase ha fatto bene a portarla a Mauro Mazza perché tutti si erano accorti di quest'altra. È la persona e non la stirpe. Controlla la stampa, la Meloni, eccola qua, no? No, la vuole perché se no escono queste cose. Quella è l'accusa, diciamo, non che sia andato di fatto. È la persona e non la stirpe, l'appartenenza a un gruppo etnico, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e protezione. È l'uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, a essere portatore di dignità e di diritti. Nefaste sono le concezioni di supremazia basate sulla razza. E sono parole da sottoscrivere. Il problema è che Lollobrigida aveva prima detto, guardate questo, non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica, gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro, non è quella la strada, esiste una cultura, un'etnia italiana che immagino si intenda a tutelare. Non riapriamo, l'abbiamo già discusso tra l'altro con i presenti, il tema sulla frase del ministro Lollobrigida, ma solo in quanto citato Mattarella, la polemica del giorno era quella. Cosa rimane da dire a Guzzanti, Sinibaldi, Magliaro, Mazza, prego. Non so, sembra davvero stiamo discutendo di cose molto ovvie, molto triste doverle rimettere in discussione. È ovvio che le persone, la cultura, la storia, giusto, ma non è l'etnia, tutti hanno una cultura, una storia, non è che deve essere identica per tutti la cultura e la storia. Ognuno si porta la sua cultura, la sua storia, e la mescolanza di storie e di culture è sempre stata una ricchezza. E quindi, insomma, mi sembra... Lollobrigida, appunto, mi sembra un altro di questi figuri della destra che sono messi in mezzo perché non c'hanno nessun altro... L'esperienza della repressione del dissenso o del controllo della critica da parte di chi comanda. La tua storia parla per te, tu hai vissuto esperienze di questo tipo nei primi anni del governo Berlusconi, neanche nei primi, verso il 2002, era 2003.
Che impressione hai dell'atteggiamento di questa politica nei confronti dell'informazione e della libertà di critica? Beh, io ho avuto sempre molto da ridire sull'informazione anche dopo Berlusconi, sì, e sull'occupazione della RAI in generale. All'epoca, quando chiusero Riot, che ci fu, la gente che scendeva in piazza, partì anche una legge di iniziativa popolare, abbiamo raccolto un sacco di firme, insomma, devo dire abbastanza nell'indifferenza generale, soprattutto di giornalisti, politici, intellettuali, come se fosse, come tutte le cose italiane, è sempre stato non così, sarà sempre così, così ancora, sì. No, la questione non è non occupare, nessuno dovrebbe occupare la RAI, l'informazione dovrebbe essere un contropotere, uno strumento di controllo, quindi è evidente che il governo, se ogni volta il governo la occupa, e ma poi sappiamo che RAI, non è solo l'informazione, insomma, ecco, al di là è la della fiction, RAI, soprattutto è tutto quello che senti c'è. Senti un clima di tentativo di controllo o ormai, come dici tu, sono tentativi talmente abusati che neanche fanno più effetto? Ma a me non fanno più effetto, sinceramente. Magari sono io che sono vaccinata e fanno abbastanza ridere. Non mi fanno paura perché appunto sono abbastanza ridicoli, che non è detto che poi non diventino anche pericolosi. Se saranno pericolosi li combatteremo. Sinibaldi e Magliaro, il problema è che bisogna in qualche modo gestire un passato che fa parlare all'estero. Noi abbiamo raccolto gli interventi di Giorgia Meloni e credo anche di Matteo Salvini sul complottismo, no? Che i mercati subito guardano come un, diciamo, un urlo di debolezza. Allora, la storia di Giorgia Meloni è questa, guardate. Il gioco è mettere in ginocchio le nazioni per poi fregarsi le proprietà dei popoli. È il gioco della grande finanza che oggi comanda in Europa. La grande immigrazione di massa è uno strumento nelle mani dei grandi poteri, del grande capitale, per creare al ribasso una competizione tra lavoratori ed abbassare i diritti dei lavoratori. La solidarietà non c'entra niente. Ma non eravate di sinistra una volta? Ma così vi siete ridotti a sostenere la grande speculazione, a sostenere Soros? Che brutta fine che avete fatto, ragazzi! Che brutta fine! Sinibaldi? No, anche qui trattare la sofferenza dell'emigrazione, c'è un processo mondiale peraltro enorme, che è pieno di cose diverse, di aspirazioni diverse e legittime, di tanta disperazione. Trattarlo come un piano, un complotto, è proprio una mancanza di rispetto per le sofferenze delle persone. Com'è una mancanza di rispetto? Per questo è giusto parlare di occupazione se si nomina la Colosimo oppure si fanno le scelte che si stanno facendo in RAI, perché non solo non si premia il merito, ma si impongono persone che aprono ferite, come ha aperto ferite per le vittime, no? La nomina della Colosimo apre ferite per tutte le vittime, non c'è solo Borsellino, perché qui state facendo persino la classifica delle vittime. Ma chi quelle, tutte le vittime protestano, tutte le vittime sono ferite. Perché? Perché in nome di principi, ahimè, terribili, perché la rete ideologica è evidente ormai, le reti ideologiche e di amicizia e di solidarietà, comprensibili, ma sono reti anticostituzionali sempre, inclini a teorie complottiste come queste, tolleranti verso posizioni razziste che emergono in tanti aspetti della società, ossessionate da queste idee delle lettrine. Anch'io, Mauro, mi piace la patria, ma mi piace la patria che si mescola. Anche a me mi piace la cucina italiana, ma mi piace la cucina italiana che si mescola. Noi ci siamo arricchiti con le cucine di tutto il mondo, abbiamo inventato gli spaghetti unendo cucine di tutto il mondo e ingredienti che mancano. Sei rimasto magro, sono anche preso qualche chilo. Tutti, sì, ma tutte le contaminazioni sono migliori della purezza. Voi con la vostra ossessione della purezza, ecco perché... Ma non è purezza, è arricchimento. Non producete cultura. Ma perché c'è tutta questa ossessione della cultura? La cultura è il salone del libro per la destra, è come Bakhmut per la brigata Wagner. È un'ossessione. Perché la cultura nasce dal confronto con l'altro. Tutti i grandi perché romanzi... Perché non lo dici ai ragazzi che hanno contestato la Roccella questa cosa? Scusami. Devono parlare con lei. Vedi, io insomma, ovviamente sono a favore del confronto, tant'è che sono qui a parlare con voi. Quindi, un insomma, po' di educazione al confronto. E certo, è difficile, ma quando si soffre, quando fai soffrire una persona, scade in frustrazione e rabbia, come nel caso della politica dissennata sui diritti, è poi difficile pretendere equilibrio, no? Dovete essere voi a concedere la i diritti. La colpa viene della Roccella, no, no, basta capirlo. No, la colpa è della Roccella sicuramente, ma lì dove... Perfetto. No, la colpa mi ideologica... Basta, fermi, pubblicità, no, va bene, Mauro, così. La colpa non fare, non interrompere, la colpa ideologica, nel senso io penso che la Roccella sbagli, perché mi conosci, perché devo dire che la sbaglia Roccella... Sbaglia a farsi contestare. L'origine della contestazione delegata a quello che dice la Roccella. C'è una responsabilità che riconosco. Poi naturalmente io sono per far parlare tutti, ma soprattutto per parlare con tutti, che era la posizione di Nicola Lagioia, che ha chiesto... Toccava prima Magliaro, resta con me Magliaro, timido, piccola pausa. Un po' timido, eh? Un po' timido.